Cup, campionato di basket 97-98, 2-1 per la Team System nelle prime tre partite. Team System che gioca quello che nel tennis è definito il match point in casa davanti al suo pubblico. Quando mancano 6 minuti e 20 secondi alla conclusione del primo tempo, 20 i punti della Kinder, 17 della Team System, che ha palla in mano, 8 palle perse per la Team System, 6 per la Virtus, molti errori al tiro, soprattutto nei liberi, 1 su 6 per la Kinder, 2 errori anche per la Fortitudo. Team System che ora si riporta a un solo punto, girandola di cambi molto utilizzate le panchine, quando mancano appena 6 minuti al termine del primo tempo. Alberto Bucci. È una partita nervosa ed è normale aspettarsi una partita di questo genere. Diciamo subito che la Team System è partita cercando di giocare una partita forte fisicamente in difesa. Dall'altra parte la Kinder molto bene in difesa, ha avuto pazienza, molta pazienza in attacco, e ha dovuto però pagare il terzo fallo di Danilovic. E questo credo che sia un fardello pesante che ha la Kinder da sopportare. Mentre dall'altra parte la Team System deve migliorare l'attacco, perché sicuramente contro questa difesa non può giocare statico, perché credo che abbia difficoltà a fare buoni tiri. 5 minuti, 35 secondi al termine, attacca da destra verso sinistra la Team System Fortitudo in canottiera bianca, bordi blu. I giocatori in campo sono Carton Myers, il capitano con il numero 10, David Rivers numero 15, poi con il numero 7 Gregor Fucica, con il 12 la leggenda Dominic Wilkins ed infine l'ex capitano Dan Gay, numero 4. Dal suo ingresso la Team System ha recuperato, è andata anche sotto di 6 punti al 9 minuto sul 7-13, pensate, soltanto 7 punti in 9 minuti, erano 8 al decimo. Si segna col contagocce, questo è l'effetto della grandissima tensione, e la palla del sorpasso per David Rivers. È il la primo segna sorpasso, Ed è il primo sorpasso Team System, primo sorpasso quando mancano 5 minuti e 30 secondi al riposo, 21-20 è il primo vantaggio della Team System. Per la Kinder in campo con il numero 14 portapalla Antoine Rigaudot, con il 7 Alessandro Abbio, con il 10 Ugo Scorocchini, il migliore in campo fino a questo momento, con il numero 8 Rasho Nesterovic, con il 12 Savic. Sul tiro di Rigaudot, fallo di David Rivers. A segnalarlo il principe dei fischietti italiani, Rino Colucci da Napoli, che sta dirigendo bene insieme a Cicoria di Milano. Lo stand-by, l'arbitro stand-by è Zancanella. Dunque 5 minuti 10 secondi, nuova opportunità di sorpasso. C'è pareggio intanto di Rigaudot, la regia è di Egidio Luna, la ripresa della squadra serrano di Bologna per l'RVM di Milano. E allora Alberto, ma io direi che Rigaudot è partito molto bene, sta facendo un'ottima partita, questo tiro è stato molto intelligente, ha trovato la mano di Rivers che gli sfiorava il braccio e lui subito alzato per prendere un fallo. Bravi gli arbitri a vedere, ma bravo l'esperienza lui a rubare questi tre punti, che sicuramente un'idea come questa contano tantissimo, perché è una partita dei punteggi molto bassi. Ha avuto dei secondi tiri come era stato già in gara 3, la Team System non ha saputo sfruttarli fino a questo momento. E comunque 10 rimbalzi per il momento contro 4 appena, il computo complessivo in favore della Team System non basta, perché la Kinder è ancora in vantaggio 23-21, 4-42 alla conclusione del primo tempo. Prova da 8 metri, è lungo il tiro, il rimbalzo conteso da Gay e Savic, fallo di Dan Gay, dice l'arbitro Colucci, che ha tenuto con un braccio l'avversario nel tentativo di tagliarlo fuori. Era un rimbalzo molto lungo, così come lunghissima era stata la gittata, guardate qui, grazie Luna, del tiro sul secondo ferro. Non si vede il momento del fallo, vedete il rimbalzo laterale lungo, ecco, da questa inquadratura c'è una mano sinistra di Dan Gay che prova a prendere la palla con la destra e a spingere con la sinistra Zoran Savic, giocatore, un duello da scintille qualche minuto fa con Dominic Wilkins, certo, se ne sono dette di tutti i colori, muso a muso. Un giocatore che non ha paura, è sicuramente abituato anche Dominic Wilkins a trovare giocatori che giocano duro in America, perciò tutti grandi giocatori che hanno tutti grande esperienza alle spalle, e credo che tutto è nella normalità. 4 minuti 30 secondi al termine, 25 per chi difende, 21 per chi attacca. David Rivers esce dal blocco di Dominic Wilkins, Carton Myers chiude il palleggio per lo stesso Wilkins. Dominic Wilkins contro Savic, intanto c'è il taglio di Fucica, non riceve ma va a concludere uno contro uno Wilkins, ennesimo errore di Dominic, ma subisce fallo. Già raggiunto il bonus da entrambe le formazioni, dunque Dominic Wilkins potrà andare in unetta su questo fallo subito.
2 su 5 da 2, 1 l'errore da 3 punti, 2 su 6 complessivo dal campo per Wilkins, che ha un rimbalzo e due palle perse. Per il momento non è lo stesso score di gara 3, dove è stato uno dei protagonisti della vittoria. Intanto un altro cambio, un'altra rotazione dalla panchina importante, cambio per Rigaudot, entra Steven Hansel, che comunitario ingaggiato in queste partite non è, ha fatto a mia memoria credo nessuna presenza, o ha giocato qualche attimo nella gara che aveva vinto la Kinder, perciò non, sicuramente un esordio importante primo tempo, perché è un giocatore che fisicamente è molto forte e Ettore credo che voglia accentuare il lavoro difensivo della squadra. Il primo va anche il secondo per Dominic Wilkins, 25 a 23 il punteggio quando mancano 4 minuti al termine. Aiutiamo anche il pubblico con il punteggio e il cronometro, che in questa gara 4, che potrebbe già essere decisiva, sarà importante in ogni momento. L'errore di Ugo Sconocchini, il Condor, il migliore in campo per la sua formazione, il primo errore al tiro. Gioco controllato in attacco, 3.45. E quello che vuole anche, quindi dobbiamo muoverci molto, perché succede, Franco, che la Kinder, se la difesa gioca schierata, ha possibilità di muoversi tranquillamente, credo che diventi molto difficile. Bel rimbalzo in attacco di Gregor Fucsca sull'errore di Bazzola. Stefano Trujo, bravissimo. Fucsca non si è fatto tagliare fuori da Nesterovic e Savic, è stato bravo. Fucsca ma caldo a Sconocchini, e sicuramente gli concede tantissima altezza, e anche se fa un buon tagliafuori deve tagliarlo molto lontano. I 20 centimetri contano, guardate però l'anticipo di Ugo Sconocchini, almeno tentato. Tiene vivo il possesso Carlton Myers, che prova il siluro e lo mette. È sorpasso, 26 a 25, 26 a 25. C'è un time out a 3 minuti e 9 secondi dal riposo. Questo siluro, rivediamolo Egidio Luna, perché è un canestro importante. Io direi di analizzare il tiro da due della Kinder. Ha fatto solo 3 errori, ha fatto 8 su 11 al 72%, crede passa, vuol dire che ha fatto un buonissimo lavoro per andare a trovare i tiri facili, perché i tiri da due, molti sono tiri facili. Credo che i rimbalzi offensivi siano pochi, perciò è buono il lavoro della Kinder nel trovare un tiro con buone percentuali. Osservate, rivediamo questa inquadratura da questa angolazione, rivediamo questo tiro di Carlton Myers per capire come Myers abbia immediatamente pensato di tirare, non ci abbia riflettuto troppo sopra, guardate. Ma sai, ha visto che Fucsca si faceva anticipare da Sconocchini, gli è ritrovato la palla, non mancavano poi tantissimi secondi, trovato lo spazio, lui è un giocatore che quando si sente un tiro lo deve fare, lo può sbagliare, non lo deve. E quello è il suo lato forte, con la mano destra quando va in penetrazione da lì con l'arresto ravvicinato è micidiale, e in questo caso invece avete visto non abbia nemmeno fintato la penetrazione, la partenza, abbia soltanto preso la mira. Fallo Dan Gay su Zoran Savic, che cercava di prendere posizione spalle a canestro. 2 minuti e 58 secondi alla termine, 2 tiri liberi e c'è secondo fallo anche per Dan Gay. La situazione falli vede 3 penalità personali per Chiacic e Rivers, 2 per Dan Gay nel team system, 3 per Danilovic e Rigaudot nella Kinder, 2 per Crippa e Frosini, l'ex. Segna Zoran Savic ed è nuova parità. Un saluto a quanti ci seguono via satellite fuori dai confini nazionali e attraverso Rai International in tutto il mondo. Siamo su Rai 3 per questa gara 4 della finale scudetto del basket. La Team System gioca davanti al suo pubblico, un altro incasso da favola. Abbiamo detto complessivamente quasi 2 miliardi e mezzo incassati per questa serie finale fra le due bolognesi. E la Team System è di nuovo sotto, un punto soltanto però. Giro sul perno, controllo, palla dietro la schiena, un repertorio formidabile. Canestro e fallo di Carlton Myers. Fallo di Abbio. Di Abbio. Ha fatto un numero Carlton Myers incredibile questa volta. Proprio una grandissima giocata da grande campione, perché Abbio l'aveva chiuso benissimo, non c'era più il passaggio sotto, la Kinder aveva chiuso bene e lui ha tirato fuori un canestro al cilindro, quello solamente i grandi campioni possono fare. Con un controllo dietro la schiena fantastico, 27-29. Ecco, io comincerei a preoccuparmi selvaggiamente di Carlton Myers, perché questi sono i momenti che lui è capace di fare delle serie che diventano devastanti per il finale di partita. Quando va in transagonistica
non lo si può marchiare. Steven Anza lascia dal blocco di Savic Ugo Scolochini, blocca per lui Savic. Scolochini decide se passare e lo fa battendo il pallone a terra a Savic. Poi Abbio da fuori, corto il tiro, Nesterovic, ultimo a toccare però Fucchia. Rimessa in zona d'attacco per la Kinder, due punti da recuperare, due minuti anche al riposo, cambio nuovamente per la Kinder, rientra Crippa, Claudio Crippa, 36 anni, il sogno della sua vita, una bella storia questa da raccontare, da Pistoia dove ha vissuto in pratica quasi l'intera carriera, a 36 anni è arrivato a stagione in corso qui alla Virtus Kinder per vivere il sogno anche della finale di Eurolega e vincere anche la Coppa Campioni, la prima della Virtus. Abbio va dentro, la stoppata regolare, Gay. Pallone recuperato in difesa, due punti di vantaggio, Dominic Wilkins contro Nesterovic, arresto, tiro dalla distanza sul ferro, Dangay, rimbalzo che vale moltissimo, errore di Dangay da sotto sul secondo tiro concesso. È rimbalzo offensivo, Gay sta giocando anche lui come il vecchio, con un vecchio esperienza, un giocatore di grande esperienza che c'è, va a prendere tutti i rifiuti che vengono via dal campo, cioè noi diciamo i rimbalzi, le palle vaganti, lui c'è, quel fallo che occorre. I due pivot direi di grande esperienza come Savic e Gay, Savic è più giovane, però giocatori che hanno passato tante ore sul parquet e sanno come si deve stare in campo in una partita competizione. È intanto il massimo vantaggio questo per la Team System. 30-27, sbaglia il secondo, lui che pure ha percentuali incredibili, percentuali altissime ed è stato per anni uno dei migliori in assoluto del nostro campionato nei tiri liberi. Stasera comunque la Team System 12 su 15, fallo in difesa alla Team System, al numero 7 Gregor Fucchia che ha tenuto per la maglietta Ugo Scolochini. C'è Atruglia che sta girando molto largo quando Crippa passa sul blocco. Io credo che se lui concede ancora due o tre volte questo, Crippa si può fermare e tirare da tre. Atruglia non può dimenticare che Crippa ha un tiro micidiale, non l'ha perso, perciò se fa dei passi indietro Crippa glielo legge, gli può tirare nella faccia, deve stare attento. 8 su 14 per la Kinder che sbaglia un altro libero, sbaglia anche il secondo, due errori ancora, è incredibile, aveva commesso due errori Nesterovic, poi due errori anche Crippa. C'è grande tensione, 3-0 su 2 e qui c'è una zona, ha cambiato difesa Fucchia, Crippa che lo marca e Fucchia ha dato la palla indietro. Wilkins, tiro, rimbalzo corto di Atruglia nel cuore dell'area. Ancora un'altra, un'opportunità per la Team System. 1-17, 75 secondi ora alla conclusione, 3 punti, massimo vantaggio e palla in mano per la Team System. È la zona della Kinder, le sta mettendo in difficoltà. La Kinder gioca una zona 3-2, leggermente adeguata, con Crippa che si adatta a come è messa la squadra avversaria. Stoppata su Carlton Myers di Ugo Scolochini. Fallo di Scolochini. Ed è il terzo fallo anche per Scolochini. Tre falli, 9 punti. È dietro, sicuramente è difficile valutare se c'è fallo di Scolochini o non c'è perché l'immagine, però è dietro, perciò la posizione di Scolochini sicuramente è già in svantaggio. Un minuto al termine del primo tempo. Massimo vantaggio Team System, 4 punti e un tiro libero ancora per Carlton Myers, fa 2 su 2. 32-27. Ultimo minuto. E qui potrebbe fare la fortuna un mini break, deve stare attenta, la Kinder ha bisogno di un canestrino da tre. Ecco ancora Atruglia di dietro. Io penso che la prossima volta gli tira nella faccia. Ugo Scolochini gira la palla intorno al perimetro, arresta e tira sul ferro. Ugo Scolochini. 40 secondi, chiamano timeout dalla panchina Kinder. La Kinder ha sbagliato gli ultimi tre possessi in maniera abbastanza. E all'ultima palla. Lamorosa, tutti in piedi il pubblico ora del Palma Laguti. 25 secondi al termine del primo tempo, massimo vantaggio e palla in mano Team System. Atruglia, 18 secondi, 7 soltanto per l'azione, 6-5, sta scadendo il tempo dei 30. Wilkins si alza, tira sul ferro, rimbalzo, 10 secondi, ultimo possesso, Abbio può andare, Abbio va, segna e subisce fallo, gioco potenziale da 3 punti. Potrà andare in lunetta con un tiro libero aggiuntivo, questo per la Team System non ci voleva, ma è stato bravissimo Abbio, vedete che si è infilato fra Moretti e Carlton Myers. Ha trovato il buco dentro, è stato bravo a cercare, aver subito il buco. Dall'altra parte la Team System ha fatto un tiro senza equilibrio a rimbalzo, perciò gli ha regalato questa possibilità. 32 a 30,
ha giocato da tre, è andata, due secondi a Troia, segna all'ultimo istante, 35-30, 34-30, 34-30 il punteggio, fine primo tempo. E allora Alberto, andiamo a vedere che cosa ci offre la ripresa, e saranno emozioni forti fino all'ultimo istante. Dunque, grande spettacolo, gara 4, finale scudetto, il canestro del 34-30 di Atruia che chiude il primo tempo. Tutto pronto dunque per la palla a due dell'avvio del secondo tempo, 38% per la Team System al tiro del primo tempo dal campo, 14 su 17 nei liberi e 19 rimbalzi. Questo dato deve far riflettere, perché dall'altra parte sono appena 9 i rimbalzi. Pensate, un rimbalzo in più offensivo del totale della Kinder per la Team System, 10 contro 9, 9 appena i rimbalzi complessivi della Kinder, che ha però 56% al tiro complessivo e però 7 errori dalla linea dei liberi che pesano. Primo pallone, Alberto, della ripresa per la Kinder, che deve recuperare 4 punti. È rientrato Danilovic, mette subito un siluro. Direi primo tempo Savic e Sconocchini sono stati uomini determinanti per la Kinder, dall'altra parte Calton Myers ha avuto un momento veramente fortissimo e Gay, hanno dato loro il là a questa squadra. Primo tiro della partita e primo canestro per Danilovic, stoppato regolarmente Calton Myers, palla persa dalla Team System in attacco. Sulla linea di fondo c'è l'arbitro Cicoria che sta dirigendo insieme a Colucci. Primo minuto della ripresa, non bisogna lasciare Danilovic di tirare, perché che se qualcuno si aspetta che Danilovic sia in crisi o in difficoltà, lui è un campione che non molla. Quei giocatori che vogliono fare la partita e la faranno sicuramente, di una stagia attaccata. Carica per Rigodò, il tiro sul ferro, la palla toccata da Savic ma recuperata da Capitan Myers. Cambio di mano in palleggio, arresto nell'aria, poi scarico fuori per David Rivers. Un punto di vantaggio per chi ha palla in attacco e quintetti. David Rivers, palla in mano, poi Wilkins che blocca alto per lui. Fucca che riceve ora con il 7, Dan Gay a completare il quintetto. Calton Myers, a segno Dominic Wilkins, 1 su 3 dall'arco dei 6-25 e di nuovo più 4 per la Team System. I tre punti li hanno fatti all'inizio i due campioni che vengono da campionati NBA, Danilovic e Wilkins, hanno subito messo tranquillità ai compagni. Se noi ci siamo adesso tocca anche a voi. Savic va, alza la parabola, prende rimbalzi l'attacco. Poi con il numero 7 Abbio, con il numero 5 Danilovic, con il 14 Rigodò, con il numero 8 Nesterovic. Tensione incredibile. Rigodò, finta, cambia mano nel secondo passo e va a concludere il sottomano. Antoine Rigodò, meno 2. Soprattutto perché Fucci deve marcare un esterno e non fa in tempo andare a chiudere sulla sua penetrazione. Importante punteggio e cronometro. Importante punteggio e cronometro, perché questa sfida ora va vissuta fino in fondo, secondo per secondo, rendendosi conto immediatamente di quello che sta avvenendo. E in questo momento Wilkins controlla la palla, batte il passaggio per Calton Myers, sta scadendo il 30° secondo, tiro corto, rimbalzo di Wilkins sulla linea laterale, tira ancora da 3 punti e non lo mette, taglia fuori di Savic. E questa situazione danno il vantaggio al contropiede della Kinder. Errore di Abbio. Ha avuto paura di prendere un fallo Abbio, doveva andare per prendere una botta, come ha fatto Myers adesso. Dan Gay segna ma era gioco fermo. Ha schivato la mano Abbio e per schivare ha fatto un tiro difficilissimo. Ma vedi, sui tiri e palle recuperate della Fortitudo, molte volte prendono la palla e fanno un tiro immediato e qui la Kinder è bravissima perché sono fuori equilibrio, la situazione è messa male e vanno in contropiede. Dan Gay, 2 tiri liberi. Ah, volevo dirti una cosa, Franco. Adesso c'è Danilovic che marca Fucca perché lontano da canestro non è molto pericoloso, per salvarlo dai falli. Ha 3 falli Danilovic e Messina ha chiesto ad andare su Fucca. O Fucca va vicino a canestro e poi se per impensierire Danilovic, oppure per Danilovic sicuramente c'è meno problemi di fare fallo. Punteggio bassissimo, 3 minuti nella ripresa, 3 punti di vantaggio per chi difende. Abbio, blocco alto per lui, gli apre l'autostrada Savic e poi c'è fallo di Gregor Fucca che ha contenuto spostandosi lateralmente sulla penetrazione Abbio, e Abbio non ha paura di nessuno nonostante il divario di centimetri, è andato dentro. Guardate che rapidità, prima aveva avuto un momento di incertezza, stavolta ci ha
fallo netto. Ci ha pensato un attimo ed è partito. È velocissimo, l'esplosivo nelle gambe. Deve cercare di battere in velocità Fucci, se no se rallenta il gioco con Fucci diventa difficile di posto pare anche un tiro. Sbaglia il tiro libero e un altro errore dalla linea dei liberi. 9 su 17, scende ancora la percentuale complessiva. C'è molta tensione. 52%. Qua siamo... Siamo una, sentiamo anche noi, eh? Anche noi, certo, si respira dentro Palazzo dello Sport, che una è lì che guarda di poter arrivare allo scudetto. Stasera potrebbe essere senza appello la partita. 2 a 1 per la Team System. Immaginiamo anche la tensione di chi sta seguendo da casa sugli schermi di Rai 3 questa sfida. Punteggio bassissimo, ma oggi conta per entrambe soltanto vincere. Se vince la Team System è campione d'Italia, se vince la Kinder si va a gara 5 di domenica prossima ancora qui al Pala Malaguti. 3 e 15, ecco Fucci sotto canestro, vedi, però Rigado si è allontanato da adesso viene via, aveva preso una posizione ma l'ha lasciata. 38-36, David Rivers, blocco alto per lui, che cambio sistematico. Fucci esce dal blocco di Gay e tira dall'angolo Carlton Myers, triple, 41-36. Capitan Myers mette questo siluro importante, più 5. Bravi i due esterni a avere pazienza e aspettare che Myers uscisse dal blocco. Adesso Fucci passa anche lui dietro per paura di prendere prestazione da Abbio, ma Abbio ha mani per partire da tre e deve farle vedere quelle mani. 10 secondi soltanto, ha recuperato la palla sulla linea laterale Savic, Abbio va dentro, batte Wilkins, scarica per Nesterovic, appoggia al tabellone, la palla toccata da Gay che prende rimbalzo difensivo. Un po' di paura Nesterovic, è andato con molta, con la manina, noi diciamo corta, perché poteva fare un tiro facile, è difficile da marcare. 4 minuti di gioco, blocca alto Wilkins per David Rivers, va sulla linea destra. Appoggia il passaggio a Wilkins, battendolo sul parquet, poi ancora Rivers, la finta, non salta Rigaudeau. Resta sulla posizione, blocca per lui ma non gioca, 2 per Fucci. Rivers, sale Carlton Myers marcato da Abbio lateralmente a Carlton Myers, tira il canestro, è massimo vantaggio 43-36, più 7 Team System, 4 minuti e 40. È il tempo di Myers in questo momento e la Virtus secondo me l'attacco non riesce a trovare gli spazi per Danilovic, adesso è lui che può rimettere la parete, eccolo che viene fuori, triple. È lui. Devono Danilovic cercarlo, devono trovarlo. Due tiri, due canestri, lui è importante. Qui è la sfida fra due grandi giocatori, diciamo la verità. Danilovic e Myers veramente possono cambiare questa partita. Formidabile, con il contagocce, due tiri, l'ha presi lì. Ecco, palla sotto fuori, vediamo come fa con Danilovic. Fucci Danilovic. Vuole. Errore di Fucci, rimbalzo e schiacciato. Ha preso un colpo Danilovic, protesta con l'arbitro Cicoria, si gioca. 45-39, più 6. 45-39, più 6. Abbio in palleggio. Sembrano due transatlantici. E Gay ancora... e Savic, il recupero di Gay. Poi la palla per Rivers. Evita Abbio. Rivers, chiamano timeout subito. Rivers, tiro sul ferro. Poi il pallone toccato. Wilkins lo recupera. Non è più lesto di lui. Rigaudeau e Fucci contiene questo possesso in attacco per la Team System. E Danilo Svolz si è arrabbiato perché ha detto ho fatto due tiri, due canestri, voglio ancora la palla, lui deve averla, lui deve avere questa palla, nessuno deve rischiare più niente, poi lo fanno riposare quando c'è, ma lui deve avere la palla, come dall'altra parte Carlton Myers, nel suo grande momento lo stanno cercando loro e vedi che prende il fallo di Abbio, fallo di Abbio sul taglio sotto. Devo dire che la Fortitudo ha pazienza di cercare l'uomo del momento che è Myers, deve averla anche la Virtus il momento di cercare Danilo. Un'attenzione incredibile, terzo fallo di Abbio. Abbio, uno del giro della nazionale. A proposito di nazionale, ha giocato ieri sera nel nuovo Palacattani di Faenza, ha battuto la Francia, la squadra di Tanjevic che sta preparando senza gli uomini di Team System e Kinder i mondiali e la sfida con il Dream Team del 25 luglio, ma stamattina un momento importante, la squadra nazionale è stata a San Patrignano, alla comunità di Muccioli, e allora abbiamo le immagini, Alberto, possiamo vederle mentre il pubblico è tutto in piedi. Sì, è stata un'idea che io ho avuto quest'inverno parlando con Tanjevic, secondo me era importante che la nazionale italiana arrivasse a trovare questo con la barba e Muccioli, è il figlio di Vincenzo Muccioli, e loro hanno lavorato, credo sia stata una cosa molto bella, c'era il presidente Petrucci, c'era la stampa, c'era chiaro che i giocatori riconosciuti da Meneghin è stato applauditissimo, c'eri anche tu e hai visto che cosa meravigliosa. Hanno apprezzato le varie attività, i vari momenti della vita
della comunità San Patrignano, e questo è Andrea Muccioli che proprio si intrattiene con il gruppo della nazionale, Dino Meneghin, certo, il mito del basket italiano, Marcelo Damiao, Alessandro De Paul, la foto di gruppo che non poteva mancare, e si riprende a giocare. Siamo qui a vivere a 14 minuti le emozioni di questa sfida scudetto, gara 4, 2-1 Team System e 6 punti di vantaggio con il pallone in mano. Fucica, tira, segna, è il massimo vantaggio. Vedi, Franco, mi permetto di continuare a dire, la fortitudo, primo pallone per Calco Maier, poi lui se vanno a raddoppiare insieme con gli altri. Ora deve fare uguale la Virtus, deve il primo, il pallone importante in mano a Danilovic, poi lui può mettere la palla per fare un gol. Adesso lo ricercheranno ancora, lavorano per dargli ancora un pallone a lui. 10 secondi per l'azione d'attacco della Kinder, 10 secondi ora, Kinder che va con Danilovic, cambia mano, sbaglia Danilovic in questa penetrazione. Bellissima azione però, ha chiuso bene Chiagis di dietro, è andata a recuperare bene. Adesso nella fortitudine fuori Wilkins a riposare e gioca con tre lunghi praticamente ancora, e non, il quintetto piccolo non c'è neanche per scherzo. Vediamo ancora, punti, e ancora Myers punti. La palla. È una pazienza incredibile. 13 minuti al termine, Carlton Myers ribalta per David Rivers. David Rivers prova da 3 punti e mette anche questo triple. 3 punti, 50-39, momento di esaltazione agonistica della Team System Fortitudo. Arriva il massimo vantaggio, più 11, momento durissimo per la Kinder. 12 minuti e 35, le partite precedenti hanno insegnato che bisogna attendere l'ultimo secondo, dunque non è assolutamente finita qui. Va Danilovic, prova il tiro da 3. Grande passaggio per Rigodò. Rigodò, errore, deve mettere difensivo di Chiacic. Sono tiri importanti e lui deve mettere questa palla. In attacco nuovamente superata la linea centrale da David Rivers quando mancano 12 minuti e 8 secondi alla conclusione di questa gara 4. La Team System ha il massimo vantaggio, riprova da 3 punti. Sbaglia stavolta, rimbalzo e di Ugo Scorocchini, fallo di Fucica. Un fallo di Fucica per Gregor Fucica, è il quarto fallo personale. Cambio per la Kinder, entra Capitan Binelli, il recordman di presenza nei derby. Savic getta via l'asciugamano, arrabbiatissimo per quanto successo nelle ultime azioni. Sul parquet porta avanti la palla Rigodò. Occhio allo schieramento con le due torri, Nesterovic che gioca alto ora e blocca per Rigodò, sotto c'è il post basso Binelli, ma movimento sulla linea di fondo, riceve, spalle a canestro contro Chiacic, serve Scorocchini, gioco a due con Scorocchini per Binelli, si gira, non va a concludere, serve ancora Scorocchini, la finta, tiro frontale, Binelli a segno, l'esperienza del capitano, 41 punti. Binelli ha quella mano e lo può fare, e fatto questo canestro che gli dà fiducia, può far sicuramente bene. È la sua mattonella quella. E la Fortitudo deve giocare intensamente, non pensi che la partita adesso il tempo deve trascorrere. Qui sarà da sudare sangue, la Virtus non gli dà lo scudetto con nessun regalo. Ora la Team System che ha infilato 3 conclusioni importanti consecutive, bellissimo il gioco, l'assegno, Chiacic dal passaggio di David Rivers, l'eroe David Rivers di gara 3. Grande attacco qui della Fortitudo, ha messo in difficoltà i due lunghi sotto contro i tre. Danilovic, rimbalzo di Tanguay, di nuovo 11 punti e palla in mano stavolta per la Team System. Messina sta dicendo ai ragazzi calma, la partita è lunga, bisogna aver pazienza e ribaltare un punto alla volta, non 7 alla volta. David Rivers, blocca alto Tanguay, taglio di Carlton Myers seguito da Ugo Scorocchini ora. Sale in palleggio Fucica, il taglio di Carlton Myers, si scontra con Danilovic, l'arbitro Cicoria fischia il quarto fallo per Danilovic su questo taglio di Carlton Myers. Forse stavolta questo fallo, rivediamolo ancora Egidio Luna. Secondo me il fallo è più di Scorocchini che di Mai, vediamo. Scorocchini lo spinge con la mano di dietro, cerca di prendere Danilovic, era rimasto fermo. Sì, Danilovic è fermo lì. Sì, arriva in ritardo, ci può essere fallo anche lì. Da qui si vede il movimento Danilovic, però è il fallo, c'è un attimo, secondo me il fallo di Scorocchini, quello di Danilovic. Champion nel cuore dello sport. 3 falli di squadra per la Kinder, 2 per la Team System, il bonus è 7 falli. Cambio per Danilovic, rientra Appio, 4 falli, si esce a 5, dunque lo preserva per gli ultimi minuti, non vuole rischiare di trovarsi il suo asso.
E adesso la squadra deve tenere botta e deve rimontare senza Danilovic. Sarà una prova anche questa importante. Avranno bisogno dei tiri di Rigadò e delle penetrazioni e resta tiri di Abbio e Sporonchini. E soprattutto la palla dentro anche a Savic e Binelli. Rivers, Myers contro Sporonchini. Taglio di Gay sotto, Myers va, scarica, Gay tira sul ferro, il rimbalzo di Kjačić stoppato da Pinelli, fallo dice l'arbitro Colucci. Due tiri liberi. Terzo fallo personale di Zoran Savic. Rivediamo anche questa azione. Eccolo qua. Grazie Luna. Terzo fallo di Zoran Savic. Segna il tiro libero. Zoran aveva fatto un grande primo tempo, era stato coinvolto. Franco, nel secondo tempo ha avuto pochi problemi da giocare, ha dovuto solo combattere, non ha trovato niente. È sicuramente un uomo che va aiutato e va servito, perché lui in attacco crea dei danni. 10 minuti al termine, massimo vantaggio Team System, massimo vantaggio più 13, 9.54 alla conclusione. Rigodò in angolo per Sconocchini, blocca Savic, gli apre il passaggio, c'è il fallo su Sconocchini che aveva giocato a due con Savic molto bene. Bravo, è stato a prendere un fallo. Sono fuori Vidili per la Team System, undicesimo oggi, e Ravaglia, Morandotti e Panichi per la Kinder, seduti in abiti civili in panchina. Segna il tiro libero Ugo Sconocchini. Troppi errori per la Kinder nei liberi, finora 11 su 19. La valutazione 57 per il momento Team System, 38 appena per la Kinder. Ancora più netta la differenza nella valutazione, ovvero tutte le voci che concorrono in una partita. Tiri, rimbalzi, assist, palle perse, recuperate, liberi. La cosa chiave, Franco, è che siamo 27 rimbalzi a 13 per la Team System. Quello è quello che pesa più di tutti. Ora la zona 2-3 della Kinder, cercheranno di togliere molti spazi. Qua c'è il tiro di Wilkins, corto, la palla va fuori senza toccare il ferro. Hanno mosso 17. Bene la palla, però dà fiducia questo alla Kinder. Aveva mosso bene la palla, però la Team System per me aveva fatto una buona azione e un buon tiro. 11 punti di vantaggio per la Team System, attacca la Kinder. Taglio di Rigodò, esce dal blocco di Savic, riceve contro Carton Myers, gioca spalla a canestro, si gira Savic sul post basso, segna. Ottima azione con il cambio di mano nel controllo. Dicevo che palla Savic, primo tiro nel secondo tempo di Zoran. Lui deve avere questa palla in mano, perché è un giocatore che crea e crea sicuramente dei danni. Parziale 0-4 per la Kinder. Vediamo l'attacco della Team System. 8-44 alla conclusione. 2-3 mobile, ma una 2-3. Sempre adattata, ma resta escono con questa molto fuori, zona. Sì, esco molto fuori. Molto largo. Segue alto Carton Myers. Però torna indietro. Myers va dentro. Fallo a Sconocchini. Sconocchini lo fa passare. Deve tenerlo sul lato. Se lo fa andare in mezzo diventa devastante. 8 minuti e 32, cambio per Dan Gay, dal suo ingresso in campo, la svolta anche in questa gara 4, è entrato sul meno 5 per la Team System, era 8-13 a metà del primo tempo, punteggio incredibilmente basso, da quel momento la svolta, la rimonta lenta, inesorabile, in vantaggio della Team System. Dan Gay, 4 punti, 6 rimbalzi ma una presenza, un grandissimo impatto ancora una volta. Myers, Fucka, Wilkins, sale Rivers, spalle a canestro sulla linea di fondo, Fucka e Kjačić, sale Fucka. Attenzione, mancano 6 secondi per il gioco d'attacco, 5, 4, pallone per Kjačić in attacco, rimbalzo, infrazione di passi, sul rimbalzo in attacco di Kjačić, infrazione di passi. 8 minuti, 1 secondo al termine. 9 punti di vantaggio per chi difende. Ha fatto un grande passaggio Dominic Wilkins a Fucka, ma Fucka ha sbagliato un tiro molto facile da sotto. Porta palla Abbio, meno di 8 minuti alla conclusione, 9 punti da recuperare. Kinder. Abbio deve prendere un pochino di coraggio, fare in modo che Wilkins esca a marcarlo, perché non gli può dare quello spazio. Tira, Savic da 2. Errore e rimbalzo, poi fallo di Fucka sul controllo con Zoran Savic della linea laterale. Quinto fallo di Gregor Fucka. Quinto fallo di Gregor Fucka che piange, si dispera. Gregor Fucka chiude qui la sua partita. Ecco le sue lacrime. Vediamo. Rivediamo questo
C'era stata una mano di Fucica sulla schiena di Savic e poi la risposta di Savic. Sono falli che forse né da una parte o dall'altra non si torna di corsa se non c'è un danno da qualche parte. Fallo di Galanda, è entrato al posto di Fucica. Ecco perché dicevo, Savic crea sicuramente anche nervosismo negli avversari, ma questa è bravura, cioè voglio dire, dobbiamo prendere anche il fatto lì, bisogna essere bravi. Solo Gay riesce a tenere testa psicologicamente a Savic. E allora vediamo di leggere, guarda Carlo Miles, tatticamente questo finale di partita, Bucci. Sì, sì. 7 minuti e 31 secondi, 9 punti, la palla in mano alla Kinder che ha questa opportunità, 5 falli per squadra, non ha ancora raggiunto il bonus, si prepara un altro cambio per la panchina Kinder. Leggiamo quello che stanno dicendo i due tecnici. Allora, il fatto che la Kinder, la difesa zona, gli ha dato risultati e tre azioni che non fa canestro, la Fortitudo, e sta perdendo un po' di fiducia. Quando non fai canestro ti batte un po' il cuore. Dall'altra parte la Kinder deve trovare canestri per rimontare, perché se va di là poi sbaglia il tiro e rischia. Tre punti, lo mette e c'è anche fallo. C'è anche fallo su Alessandro Abbio. 54-48, una bomba di Alessandro Abbio, cambio per Capitan Minelli, rientra Bimbo Nesterovic, rientra anche Rigodò, doppio cambio dunque, esce Ugo Scodocchini insieme a Minelli, c'è il tiro libero aggiuntivo, dunque gioco potenziale da 4 per la Kinder, gioco potenziale da 4 punti, Alessandro Abbio sbaglia, ma attenzione al rimbalzo perché è toccato dai Fortitudini e invece l'arbitro Colucci assegna la rimessa. Va tutti via proprio dalla vista, purtroppo darsi che l'arbitro ha visto meglio di noi. Sai cos'è? Che forse in finale di partita chi è in testa comincia a battergli il cuore un po' troppo forte. Eh sì. Comincio che sia finita, basta guardare adesso la partita e dà questa idea. 6 minuti. Adesso Wilkins in post. 6 punti, 6 minuti. Galanda taglia sotto, Byers prova da 3 punti sul ferro, attenzione. Fallo di Nesterovic sotto canestro, fallo di Nesterovic, dunque per molti spinte, molte battaglie, rimessa in zona d'attacco, però non tira ancora, però ha 30 secondi per poter attaccare la zona, rimessa dal fondo per la Team System, ancora problemi ad attaccare questa zona, si sta mandando al manicomio. 5 azioni sbagliate, lasciando perdere il fallo sul rimbalzo in attacco. Grazie Giglio Luna, abbiamo rivisto la spinta nettissima di Nesterovic su Chiacic. E adesso Scansi mette un tiratore dentro, Moretti, grande tiratore da 3, adesso ha 3 tiratori fuori e mette Wilkins in post, che è un uomo che è pericolosissimo anche dentro l'area, perciò per la Kinder aumentano i problemi sicuramente a difendere, perché adesso dovranno adeguarsi anche sull'uomo in posto. 6 minuti al termine, Carlton Myers va in palleggio, scarica, toccato il pallone, sporcato da Savic, prova dall'angolo Rivers sul ferro, il rimbalzo, c'è il contropiede Abbio, della Kinder, 2, il contropiede, Abbio lo scarico, Savic tiene palla, la perde Rivers, Abbio, contropiede, vediamo che fa, scarica per Wilkins che schiaccia di prepotenza. Abbio doveva fermarsi e tirare a 2 metri, arresto e tiro, passaggio in movimento, Messina è arrabbiato perché lui è andato fin sotto e ha creato un passaggio da 30 centimetri che è difficile da prendere, doveva tirare con fiducia, lui ha una buona mano da lì. E adesso Rigodò contro Rives, 4 falli, anche questa è una mossa che vanno a cercare i giocatori più deboli. Bravissimo Rigodò, perché è la squadra che l'ha cercato, perché Rivers non può fare fallo. 56-50, 5 minuti e 15, David Rivers porta palla, serve Carlton Myers, sale Paolino Moretti, ecco. Su Rivers c'è Rigodò, sotto canestro si muove, fa movimento sulla linea di fondo, Chiacic, molto aperti, giocano larghi, in attacco i Fortitudini, Carlton Myers lo scarico, non tira, David Rivers in pressione di passi di Dominic, passi, sul primo passo. Passi in partenza. E Wilkins non deve andare via dal posto, perché dà un grande vantaggio alla Kinder. Lui se scappa da una posizione perché non riceve la palla, mette in vantaggio la Kinder. 4 minuti e 50 al termine, 6 punti da recuperare, Kinder, palla in mano. Danilovic, Abbio. Ancora Rigodò, perché l'abbiamo detto, c'è 4 falli e adesso Moretti ha lasciato Abbio lì. Abbio lo vuol battere uno contro uno e lo fa. La palla recuperata, 6 secondi, 5, 4, attenzione, Danilovic voleva un blocco. Il tiro di Abbio sul 30° secondo, va, 3 punti, va, 3 punti, vediamo. No. Scaduto. Sembrava scaduto il tempo stavolta, la sirena ha suonato. Vediamo se decidono per il canestro valido. Vediamo se si vede. Vediamo che cosa decidono.
bisogna vedere il cronometro, qui non si vede il cronometro. Era tiro da tre punti, vedete che l'arbitro alza il braccio per i tre punti. L'arbitro non sente. Canestro non convalidato, canestro non convalidato. C'è un'altra immagine da vedere, mi piacerebbe se la regia potesse farcela vedere, così anche la gente a casa vede se i 30 sono andati via o no. 4 e 20. 4 e 20 alla conclusione. Wilkins in post alto, ecco, per vedi Wilkins in post alto, può pensare alla palla. Se va via, mette in difficoltà i suoi compagni. Scarica fuori per Rivers. Ancora problemi, Bauretti prova il tiro, non prende nemmeno il ferro. 4 minuti, 56 a 50. Bauretti è appena entrato e diventa anche difficile fare un tiro così freddo. 3 minuti e 53 alla conclusione, 6 punti da recuperare di nuovo, ancora per la Kinder. Danilovic tocca la palla a Carlton Myers, mancano 17 secondi, protesta Pero Scanzi. Voleva questo pallone. Scanzi dice che ha battuto contro il ginocchio e l'arbitro ha visto la mano invece di Maia sul toccarla. Vediamo questa azione. Ancora Danilovic l'ha cercato sul doppio blocco. Danilovic, scarico, Scanzi da due. Questo è un tiro. Lace ha fatto canestro da tre e sbaglia anche da due Savic. 6 punti, 3 minuti e 30 alla conclusione. Ora palla in mano per la team sister. È uomo la ha cambiato zona. Ha cambiato zona. Ancora zona 2-3 con Rivgado dietro. Ecco, adesso questo movimento di Wilkins permette alla difesa di adeguarsi. Si adegua molto e attenzione perché ancora problemi. Fallo di Savic su Moretti che era andato a batterlo in uno contro uno. Rimessa laterale. Settimo fallo di squadra, raggiunto il bonus dalla Kinder. Battaglia ancora lunga e una partita ancora bella come tutte queste finali. Rivers non se la sente di andare a sfidare i lunghi e fa bene, torna in palleggio dietro, imposta una nuova azione d'attacco, mancano 22 secondi, dunque c'è tutto il tempo per la team sister e ha 6 punti da difendere. David Rivers, Moretti, Carlton Myers taglia sotto, va in angolo, non riceve, Moretti ancora. Vedete Wilkins che va via, e questo è il vantaggio che ha la difesa della team. Carlton Myers, palla persa, Rigodò va in contropiede. Segna, subisce fallo e potrà andare in lunetta con un tiro libero aggiuntivo. Antoine Rigodò, 56 a 52. Le emozioni sono una valanga di emozioni in un palasport che vibra. Sul 54-43 e ferma la team system, fa due punti e la Kinder è la 54-41, il massimo vantaggio per la team system. C'è un parziale di 12-2 e ora deve svegliarsi, zona o non zona, la stanno subendo. In questa maniera secondo me l'attaccano dando un vantaggio alla Kinder, dico ancora questo. In attacco la team system, 3 punti soltanto, 53-56. Carlton Myers tentano a trovare spazi per una conclusione. Il passaggio un po' rischiato per Myers. 2 secondi, sta scadendo il tempo. Fuori, palla persa. 2-10, avete visto come abbiamo fatto passare i 30 secondi senza andare al tiro. Neanche un tiro. Time out di corsa, chiesto da Petar Sganzi perché c'è dell'incredibile in quello che sta avvenendo. La team system non è riuscita a tirare questa zona, sta mandando al manicomio, l'ha adattata più volte, la sta cambiando anche ad ogni azione, la sta cambiando. Però è sempre una 2-3, si possono seguire qualche giocatore per venire fuori, ma la potrebbe mettere in crisi solamente il post. Questa la può mettere in crisi un giocatore che da lì ha talento, perché lì ha tirato Fucca, Galanda, tiri facili, e Wilkins non ha avuto possibilità di ricevere perché dopo il primo giro va via. Deve avere pazienza per ricevere. 2 minuti e 10 al termine, c'è uno striscione che dice salvate Caserta, è stato messo dalla fossa dei leoni della Fortitudo, questa è carica ragazzi, salvate Caserta, e il grido che si alza un po' da tutta Italia, come già c'è stato un intervento per Reggio Calabria, tutti si augurano di poter vedere ancora la giovane signora del basket italiano che fu anche campione d'Italia fra le elette del basket, un basket che riporta Varese e la Coppa dei Campioni dopo 20 anni, e che fra l'altro riavrà anche quel marchio storico e l'ha resa famosa nel mondo, quel marchio Ines che
ha fatto sognare i tifosi di tutta Italia con il Simmental, i vecchi duelli di un tempo. Questo è il duello degli anni che stiamo vivendo, il duello contemporaneo, il derby di Bologna, Kinder contro Team System. Si riprende 2-5 alla conclusione, palla in mano alla Kinder che ha soltanto 3 punti da recuperare. Rigodoro sempre sul lato destro, sì, contro Rivers, quarto fallo di Rivers, si gira, segna, meno 1, 56-55, 14-2 di parziale, 14-2. E signori, mancano ora 100 secondi al termine, 100 secondi al termine di questa partita. Un punto soltanto per chi ha palla in mano, e vedete che non trovano linea di passaggio pulita, non trovano il posto, non trovano. Rigadò è pronto a uscire su Carlton Myers e non trovano il tiro. 8 secondi. E stanno morendo ancora, adesso dovranno fare un tiro difficile. 5 secondi. Blocca Gay per Carlton Myers. Non lo mette. Il rimbalzo recuperato dalla Team System. 80 secondi, palla in mano. Altri 30 secondi. Tiro difficile. Da manovrare. 2-3, attacco 2-3. Non possono riuscire a fare, devono portare un posto. Perdonatemi se io insisto, però finale, la è finale incredibile di questo campionato, gara 4, la Team System 2-1 e un solo punto di vantaggio. In attacco David Rivers, taglio di Carlton Myers, soltanto 6 secondi, ancora una volta lo stesso gioco, stavolta va sul lato sinistro e c'è fallo di Abbio che blocca il cronometro a 53 secondi e 78 centesimi su David Rivers. 2 tiri liberi per David Rivers, quarto fallo per Alessandro Abbio. Eccolo qui, grazie Giglio Luna. Netto il fallo di Abbio. David Rivers segna, sblocca quella quota 56 che stava avvelenando gli ultimi 5 minuti della Team System. Più 2 Team System. David Rivers ancora libero, lo sbaglia e c'è il rischio di overtime, c'è il rischio di supplementare a questo punto, Alberto. Time out la Kinder. A questo punto ha dato la possibilità alla Kinder di giocare eventualmente tranquilla anche per un 2 punti e non essere costretta a giocare per un 3 punti se era 2 su 2 sui liberi di Rivers. Franco, il discorso è questo: la Kinder adesso, Messina chiederà un tiro in 17 secondi per avere 2 tiri alla fine, perché poi mancheranno 40 secondi e avrà l'ultima palla. Dall'altra parte la Team System dovrà cercare di lavorare, cambiare in difesa fortissimo per fargli fare un tiro affrettato ma con cattiva percentuale, per avere la possibilità di non potergli fare poi fare un'azione facile in conseguenza. Il grande spettacolo del pubblico del Palo Malaguti, da una parte la fossa dei Leoni della Fortitudo, dall'altra i Forever Boys della Kinder. Questa è la fossa. Nella curva opposta ci sono i tifosi della Kinder, grande esempio di civiltà anche in questa gara. Grande, 4. Grande tutte e due le tifoserie, c'è un grande tifo corretto, c'è due squadre. Mi ha richiamato il primo cittadino Vitali, cioè, sempre in questa sfida. Ma diciamo esclusiva. Anche due sfide fra giocatori che si giocano duro, si lottano, si spingono, fanno fatica, ma correttezza mai, massima in campo. Era già stata semifinale di Coppa Italia, era già stata partita di spareggio nell'Eurolega dove aveva vinto la Kinder. Lasciami dire, Franco, buon arbitraggio anche stasera. Ottimo. Sono partite stradifficili da arbitrare. Vediamo chi marca. 50 secondi. Abbio, Gay su Abbio. Mossa di Scansi. Gay su Abbio lo tira. Mette tre punti. 40 secondi, sorpasso. 58-57. Sorpasso con il siluro di Abbio. 32 secondi, 22 secondi, ancora finale zona. Al photo finish, ancora una volta, 28 secondi, sempre la zona, e ora non devono rischiare di morire con la palla in mano, 24 secondi ma soltanto 14 per l'azione d'attacco della Team System, si alza qualcuno dal parterre chiedendo di concludere, rischia l'infrazione di passi, Carlton Myers tira corto, il rimbalzo toccato dai Fortitudini, la palla per la Kinder, a 14 secondi e 68 centesimi dal termine, 14 secondi e 68 centesimi dal nessuno termine. Nessuno fa fallo e fanno morire la Virtus. Fallo di Carlton Myers su Abbio sulla linea centrale, 9 secondi, secondo fallo di Carlton Myers, 9 secondi, 62 centesimi, amici e amiche all'ascolto, difficile dire, qui c'è qualcuno che prova anche a disturbare Abbio con un laser. Due punti di vantaggio per la Kinder, un tiro libero molto importante questo per la Kinder. Se farà canestro farà fallo la Kinder per non permettere. 8 secondi, 2 punti.
C'è il supplementare, ora non fa fallo. No, non vuole il fallo Messina, vuole difesa. Attenzione, 8 secondi e 99 centesimi. Chiacic per Rivers. La zona. Rivers. Stoppata su Carton Myers. 1,75 alla conclusione. Due punti di vantaggio Kinder in difesa. 1 secondo 75 centesimi. Devono tirare subito sulla rimessa dal fondo. Wilkins, ultimo secondo. È il pallone dello scudetto possibile, non va. Vince la Kinder 59-57 ed è 2-2. 2-2 in gara 4, finale incredibile. Piove come l'altra volta, purtroppo, di tutto in campo. 59-57. Guardate, questo poteva essere il tiro dello scudetto della Team System. La palla lo beffa sul ferro, il rimbalzo di Savic, suona la sirena, finisce la partita. Incredibile rimonta della Kinder, che vince sul campo della Team System ed è 2-2. Alberto Bucci, sicuramente è stata una partita pazzesca. La zona 2-3 della Kinder ha messo in stradifficoltà la Team System, ha fatto 4 punti credo arrivando adesso, e credo che è impossibile poter vincere facendo in un secondo tempo 4-6 punti. Credo che tutto abbia permesso di poter far vincere. Esplodono i petardi all'interno del Pala Malaguti, l'espressione della delusione tremenda per i tifosi della Fortitudo, la gioia grande dei tifosi della Kinder che esultano nella loro curva. Alberto, allora a questo punto l'appuntamento per tutti per domenica. È domenica sera, non ci saranno appelli per nessuno, sarà la partita della verità, la quinta, 200 minuti e forse chissà anche qualcuno in più, che veramente a questo punto appassioneranno l'Italia. Sarà un'altra partita entusiasmante, difficile. Questa sera sicuramente la Team System aveva assaporato la possibilità di vincere lo scudetto, si è fermata come dicevo contro una difesa statica, non ha trovato gli spazi, brava la Kinder, ma non ha avuto difficoltà a giocare. Era 54-41, questo è il canestro della vittoria della Kinder. Tre punti che valgono la quinta partita per la Kinder. Da 54-41 la Kinder ha chiuso, 59-57 in suo favore, era sotto di 13, ha vinto di 2. Grazie Alberto Bucci, grazie alla Stella 2 di Bologna, grazie all'RVM di Milano, da Franco Lauro, grazie ancora a Egidio Luna, Franco, per la regia. Vorrei dirti che speriamo domenica di darla tutta. C'è spazio domenica, io mi auguro che ci sia tutta la partita. Credo che prima di questa partita, non so se c'è grandi cose, io mi auguro che ci sia tutta la partita a finire in bellezza. Grazie ancora Alberto Bucci, allora è tutto dal Pala Malaguti di Bologna, appuntamento a domenica pomeriggio per gara 5 della finale scudetto di Polo Cup.